Significa che abbiamo una sburocratizzazione totale, abbiamo incentivi a chi viene a investire, abbiamo la fiscalizzazione degli oneri sociali, credito d'imposta, cioè abbiamo un'attrazione formidabile per gli investitori. È una grande carta che dobbiamo giocarci. Poi dobbiamo integrarci con il porto di Napoli, dobbiamo fare l'escavo, togliere questa maledetta sabbia, completare il piano regolatore del porto di Salerno, metterci in grado di ospitare non una mezza nave da crociera, ma tre navi da crociera contemporaneamente e possibilmente ospitare anche la Meraviglia, cioè una nave che porta 5.000 turisti. Allora prepariamoci, perché questa è un'altra grande possibilità di sviluppo che abbiamo. Fare del porto di Salerno un porto turistico importante, anche il porto commerciale. Questo significa far crescere la cultura dell'accoglienza, significa che se il sabato e la domenica arrivano i turisti, i negozi a Via dei Mercanti devono essere aperti, significa non avere le macchine parcheggiate, come mi è capitato di vedere stamattina davanti alle scalinate del Duo. Ormai siamo arrivati che le macchine arrivano sulle scale del Duo. Ma ci vuole per forza la frusta in questa città per avere comportamenti civili. Ma dobbiamo avere per forza uno che scende la mattina con la frusta. Ci vuole tanto a capire che lì non devi parcheggiare, santo Dio. Babbo, non mi fate incazzare, ma ho una certa età, una certa età. Mi fa male al fine. Allora, la portualità è una grande carta e dobbiamo giocarla fino in fondo. Le zone economiche speciali. Poi dobbiamo completare, mi avvio alla conclusione, ho fatto un po' lunga, le nostre grandi infrastrutture. Oggi abbiamo la possibilità di utilizzare fondi europei e fondi regionali. Allora, dobbiamo completare i progetti per il fronte di mare, dobbiamo correre. Dobbiamo completare il progetto dei due tunnel del collegamento del porto con le autostrade. Prendiamo in mano la questione, il contenzioso, è fallita l'impresa, siamo stati sfortunati, abbiamo avuto due o tre imprese che ci hanno rovinato, Piazza della Libertà, Porta Ovest, ma dobbiamo riprenderli perché sono essenziali questi lavori infrastrutturali. La metropolitana, abbiamo detto che abbiamo destinato 50 milioni di euro per completare la metropolitana da Salerno all'aeroporto, Salerno Costa d'Amalfi. Abbiamo finanziato il raddoppio della Salerno-Avellino. Allora, dobbiamo muoverci, dobbiamo correre, non mancano le risorse. Dobbiamo far decollare questo benedetto aeroporto, che per nostra responsabilità, nostra, noi salernitani, è diventata solo un'appendice di clientela politica. Abbiamo perso 7 anni di tempo. 7 anni di tempo senza concludere niente. Quell'aeroporto, stiamo discutendo con Capodichino, correggimi Andrea, tu ti ricordi i numeri, credo che nel giro di 3 anni possa arrivare ad 1,5 milioni di viaggiatori e possa attestarsi nell'arco di 7-8 anni sui 3 milioni di viaggiatori. Ovviamente i soldi per allungare la pista ci sono, ma c'è bisogno di correre, perché a Milano non aspettano la Campania e neanche a Napoli aspettano Salerno. Dobbiamo correre. Allora, le occasioni di sviluppo sono nelle nostre mani. Io continuo ad avere molta fiducia, però dobbiamo avere, come dire, lo stato d'animo di chi sente che il tempo gli brucia sulla carne, cioè che ogni minuto perso, ogni giorno perso è un posto di lavoro perduto, un'occasione di sviluppo perduto. Allora, se noi faremo questo, uno sviluppo straordinario e integrato della portualità, la ripresa e il rilancio dell'aeroporto di Salerno integrato con Capodichino, il prolungamento della metropolitana fino all'aeroporto, il completamento delle grandi infrastrutture, beh, noi daremo respiro alle nostre produzioni, alla nostra agroindustria, avremo qualche altra infrastruttura da realizzare. Vi ho detto che abbiamo a disposizione 350 milioni di euro per fare il nuovo ospedale, muoviamoci! A Caserta si sta facendo un policlinico che è straordinario su un'area di 250.000 metri quadri. A Napoli sta nascendo, ed è un bene perché è un vanto per la Campania, all'ospedale del mare, stiamo facendo la corsa.
deve nascere a Salerno un grande ospedale nuovo, di fronte a San Leonardo, a Ruggi d'Aragona, nuovo. È inutile che pensiamo a fare lavori a ronzare, bisogna fare una cosa nuova, di grande qualità. Allora, abbiamo nelle mani delle opportunità. Ci vuole grande compattezza, grande concretezza, grande passione, grande tenacia, perché gli altri non aspettano noi. E se vogliamo dare una prospettiva di lavoro a un'intera generazione, ognuna di queste opportunità deve essere colta fino in fondo. Allora, abbiamo parlato di portualità, è uno degli assi dello sviluppo del nostro territorio. Se saremo bravi, e alla fine noi siamo un po' lamentosi, ma poi quando cominciamo a lavorare i risultati li produciamo, io sono assolutamente certo che anche il territorio salernitano sarà parte di uno sviluppo straordinario della regione Campania. Quando ho finito, qualche mese fa dicevo mai più ultimi, qualcuno diceva vabbè, qui dobbiamo recuperare 3.000 anni, non vi preoccupate, li recuperiamo. Quando è uscito il dato più 2,5% in Campania, qualcuno non ci credeva, mi ha mandato il dato il professore Amedeo Lepore, che stava lì con l'ISTA, ha detto vedi che sta arrivando un dato importante per la Campania. Vabbè, non c'è da esaltarsi, però 2,5% di sviluppo, il doppio della Lombardia, santo Dio, ma questo è un miracolo. Ma questo è un miracolo. Allora le condizioni ci sono tutte, rimbocchiamoci le maniche, troviamo entusiasmo, troviamo concentrazione sul lavoro, poi il resto verrà. Buon lavoro a tutti.